mia figlia. Ecco, E tu ora, non capivo niente. oggi vi voglio parlare di un filosofo che ha segnato di sé la storia del Medioevo, Pietro Abelardo. E Pietro Abelardo è un filosofo che ha sottolineato con il suo pensiero un rapporto di continuità fra pensatori pagani come gli stoici e pensatori cristiani, sostenendo che alcuni filosofi dell'antichità greca e romana potevano essersi accostati ai santi della Chiesa cristiana. Addirittura ha sostenuto che alcuni pensatori pagani possano considerarsi veri e propri precursori del messaggio evangelico e che gli stessi padri della Chiesa avessero preso qualche spunto proprio da essi. Platone, difatti, aveva già anticipato la dottrina della Trinità e Cicerone aveva, in un certo senso, attribuito la creazione del mondo ad una mente, lettera maiuscola, provvidenziale. Queste idee non furono però condivise da una parte della Chiesa al tempo di Abelardo e furono molto contestate, soprattutto da San Bernardo. Solo dopo molti anni Abelardo fu reintegrato nella dottrina cattolica e quindi non venne più considerato eretico. Un pensiero caratteristico di Abelardo fu che il bene e il male nella vita dipendono più dalle nostre autentiche intenzioni che dai fatti in sé. Un'azione può essere giudicata buona o cattiva, in base solo alla nostra intenzione. Solo un attento esame di coscienza può giudicare se un'azione è positiva o negativa. Abelardo, pur essendo un sincero cristiano e un difensore della rivelazione, fu anche un assertore del metodo di ricerca basato su un approfondimento morale interiore di tipo razionalistico, che si può accostare un pochino al metodo anche così speculativo del sistema buddista. Pietro Abelardo nacque alle Palais in Bretagna, nelle vicinanze di Nantes intorno al 1079, quindi siamo nell'alto medioevo. Frequentò le scuole più famose del tempo, ascoltò le lezioni di Rossellino di Compiègne, a Parigi apprese le dottrine di Guglielmo di Champeaux e fondò poi una sua scuola a Mont-Saint-Geneviève a Parigi e gli venne affidata in seguito la prestigiosa cattedra di Notre-Dame. In questo periodo avvenne l'episodio più noto e doloroso della sua vita. Aveva infatti iniziato una relazione con Eloisa, di cui era stato scelto come precettore, e se n'era poi innamorato, ricambiato dalla fanciulla bella, giovane e brillante. La nascita di un figlio, il matrimonio segreto, l'evirazione che ebbe a subire ad opera di sicari mandati dallo zio della fanciulla, il quale non condivideva il sentimento che la univa ad Abelardo, pose fine al breve periodo di felicità.
I due coniugi abbracciarono allora la vita religiosa. Eloisa entrò nel monastero di Argenteuil e Abelardo in quello parigino di Saint-Denis. Il sinodo, aperto a Sens nel giugno del 1140, condannò poi Abelardo e successivamente seguì la scomunica da parte di Innocenzo II. I suoi scritti furono allora banditi come eretici. Abelardo si rifugiò a Cluny e si affidò alla protezione di Pietro il Venerabile, il quale, abate potente a quel tempo, si adoperò per fargli togliere la scomunica. Sempre più debole di salute, Abelardo si trasferì a Saint-Marcel, monastero affiliato a Cluny, e qui morirà il 21 aprile 1142. Passione e attenzione sono le due parole che hanno segnato il cammino umano e spirituale di Abelardo. La verità del rapporto che con Eloisa va ricercata nelle intense pagine dell'opera Historia Calamitatum, dedicate alla giovane alunna. Si difese strenuamente dagli attacchi degli avversari e la sua opera più importante, la Teologia, è la testimonianza sincera del suo vivere e del suo credere in Dio. Abelardo afferma infatti che la summa dell'umana salvezza risulta dalla sintesi di tre elementi: la fede, la carità e i sacramenti. La speranza, dice, è implicita nella fede stessa. Ma delle tre solo la carità, come direbbe l'Apostolo, è destinata a non scomparire, segnando della sua presenza non solo il tempo presente, ma anche quello futuro. Scrive Abelardo: avanziamo nella speranza grazie alla sollecitazione che ci viene offerta dalla fede, e non sulla base di certezze generate in noi dalla materia e dalle circostanze. Siamo in cammino e la teologia è parte integrante di questo cammino. Si chiede poi a Abelardo: ma che cos'è la fede? Risponde: è la stima delle cose che non si vedono, come nella lettera agli Ebrei aveva detto già San Paolo, ossia delle cose che non soggiacciono alla presa dei sensi corporei. E ancora si chiede: che cos'è la speranza? Risponde: è l'attesa di qualcosa che è conveniente conseguire, che matura quando qualcuno crede che sia bene per lui raggiungere quella determinata cosa. E che cos'è la carità? Risposta: la carità è l'amore onesto, cioè l'amore diretto al fine che conviene, al fine della giustizia. L'amore è la volontà buona verso l'altro. La carità è desiderare più il bene per l'altro che per se stessi. Preoccuparsi del benessere altrui è dimenticare l'orgoglio per se stessi. Questo significa che la fede è fondamento sulla cui base siamo spinti a sperare in determinate cose. È infatti con la fede in cui crediamo che noi siamo proiettati nella speranza
delle cose che non si vedono, ma che esistono. La carità è destinata a non scomparire mai. L'uomo può credere in Dio, perché è stato Dio stesso che ha voluto offrirgli notizie di sé e ha fatto all'uomo la grazia, lettera maiuscola, di poter accogliere la sua manifestazione. Dio dona all'uomo la sua ispirazione, la sua rivelazione e la sua luce, affinché proprio grazie alla fede l'uomo stesso possa mettersi in cammino verso di lui, creatore e signore di tutte le cose. Ora leggiamo questa bellissima pagina tratta dalla teologia. Il primo libro che Dio apre per comunicare all'uomo la sua verità è rappresentato dalla creazione. Dio, Padre onnipotente, custodisce da sempre la sua sapienza. Il Logos, il Verbo generato come suo eterno figlio, le idee destinate a fare da modello nella creazione di tutte le cose. Dio fa venire alla luce, come un abile artigiano, ciò che ha in mente da sempre nel segreto del suo verbo e lo porta a compimento nella potenza del suo amore, nella forza perfettiva e vivificante dello spirito. La creazione ha in sé la traccia profonda dell'abbraccio trinitario da cui è generata e mantenuta la vita. Una pagina veramente potente e entusiasmante. E ancora dice Abelardo, l'altro grande e fondamentale libro della rivelazione è la storia, che non può parlare di una verità diversa da quella emergente nel libro della creazione. Proprio perché alla radice di ogni verità e di ogni bene c'è la luce della verità divina, che l'amore del Padre buono non si stanca di partecipare alle sue creature. È la potenza dell'amore di un Dio capace di fare suoi i limiti della carne e di soffrire su una croce pur di riaprire il paradiso alle sue creature. Si manifesta definitivamente a Pentecoste, quando la discesa dello Spirito inaugura il tempo della Chiesa, vigna del Signore destinata a diffondere la linfa della verità evangelica fino agli estremi confini della terra. Sono pagine di eterna bellezza. E noi, ecco, ora ci salutiamo, amici, e ci diamo appuntamento alla prossima lezione. Maria Luisa Costantopoulos.